La politica è sembrata in questi anni a volte ritirarsi di fronte all'aggressività e alla pervasività di altre forme di potere, come quella finanziaria e quella mediatica. Occorre rilanciare i diritti della buona politica, la propria indipendenza, la sua idoneità specifica a servire il bene pubblico, ad agire in modo da diminuire le disuguaglianze e a promuovere con misure concrete il bene delle famiglie, a fornire una solida cornice di diritti e doveri, bilanciare tutte e due, e a renderli effettivi per tutti. Il popolo che si riconosce in un ethos e in una cultura propria si attende dalla buona politica la difesa e lo sviluppo armonico di questo patrimonio e delle sue migliori potenzialità. Preghiamo il Signore perché susciti buoni politici che abbiano davvero a cuore la società, il popolo e il bene dei poveri.